Benvenuti a questo nuovo numero, il primo del nuovo anno del 2022 di Bazar Culturale, prima sezione, i libri del villaggio. Qui con me, ovviamente, c'è Simone Gambacorta per questo primo appuntamento. Buon pomeriggio, buon anno, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo scavallato 2021-2022, sì. ci siamo ancora più lanciati che mai, più impegnati che mai. Allora, ecco, tanti libri, vedo tanti che... libri, tante cose. Però non sbagliamo. Attenzione. Intanto dice, abbiamo un ritorno dalla regia che dovremmo chiudere. Il bello della trasmissione è questo, che tu però parli tu... e la regia ti sopraffà. È la bellissimo, è la regia c'ha sempre ragione. Siamo partiti bene, quasi sempre. Sì, sì. Quasi sempre. Ma non vedo il mappamondo. Calma, come siamo partiti, ci hanno sopraffatto. Allora, eccoci qui. Voi lo sapete, il mondo è con noi, noi siamo col mondo, il mondo è qui. C'è anche un riferimento perché, per chi non l'avesse capito, facciamo questo teatrino. Sì. Perché sia Libri del Villaggio, il nostro spazio, i Libri del Villaggio. Il villaggio è la nostra piccola realtà cittadina, ma anche il villaggio globale. Quindi, insomma, quindi il mondo è qui. Non contenti di questo, è in attesa di implementare con travolgenti. Sì, sì. Novità, ammazza, si sta riprendendo. Ma guarda, è bello, guarda, è il mondo a fuoco. Quando una classe a classe è il mondo messo a fuoco. Voglio complimentare con il grande Christian che con questa, ecco, il mondo è qui, perciò noi abbiamo il mondo. Qualcuno dice, ma fate una trasmissione di geografia? No, sì, facciamo anche una trasmissione di libri, però facciamo anche una trasmissione in un certo senso medicina. Di cardiologia, di medicina con lo stetoscopio, sì. Che io ti passo, tu sei il primario della trasmissione, perché questo stetoscopio serve per auscultare il battito dei libri, cosa che a noi piace tantissimo fare. Giusto? Però certo. Il delegato alla sono faccenda, io. All'ammasciata, come si dice, dalle nostre parti, e sono poi non io. Solo se è solo dalle nostre parti, sarà da parecchie parti. Tutte, sei tu, ecco, guarda con quali virtuosismi, ecco, un po' movimenti che ricordano l'occhiale per vedere meglio Sergio se Leone. Il battito c'è esatto, o meno. Il battito non solo si sente, sì, sì, ma si vede, non dimentichiamolo. Il vero titolo, battito, risvolto di copertina. Il vero battito. Allora, partiamo, senza partiamo, indugi. Ma abbiamo anche indugiato troppo, sì. Però partiamo con un saluto. Sì. Un saluto, purtroppo è scomparso il grande Gianni Celati e non possiamo che ricordarlo devotamente. Io ho portato qui con me due dei suoi libri, dei suoi importanti libri, quattro novelle sulle apparenze e narratori delle pianure, ve li metto qui sperando che si possano vedere, non sono magari appoggiati non sono al tablet, eccoci può qui essere che ce la vabbè facciamo. Adesso aspetta, li passo a te bravo, che sei e più pratico io, è stato un a cosa mai grande posso scrittore servire io uno dei nostri più grandi scrittori, viveva in Inghilterra, è stato anche un importante traduttore là. Joyce, Melville, a lui dobbiamo, ecco, a proposito, la grande traduzione di Bartleby lo scrivano, dove c'è la famosa frase che a me piace moltissimo, a me e a 57 milioni di persone, certo. Immagino piace moltissimo, avrei preferenza di no, che è una variazione sul preferirei di no, avrei preferenza di no, questo è un tocco che Celati ha dato con la sua traduzione, che secondo me resta la più bella. E oltre a questo la sua produzione è naturalmente ricchissima anche in termini saggistici, ma comunque se parliamo di comicità, spaesamento e quant'altro, Celati rimane non solo per questo uno dei punti di riferimento, e noi lo vogliamo salutare così appunto, certo. Da lettori devoti, e ricordando anche la sua collaborazione con Luigi Ghirri, insomma il suo viaggio verso la foce, tutte le suggestioni che ci ha regalato, le sensazioni, per essere più aderenti al suo lessico, che ci ha regalato, e anche questa sua idea di letteratura, che era un'idea di letteratura che l'aveva portato un po' a volersi mettere in disparte, e quindi insomma lo ricordiamo con un saluto che è comunque un saluto sorridente, perché uno scrittore di questa portata, anche quando va via e ci addolora con la sua dipartita, però ci lascia tante cose importanti, tante pagine indimenticabili che in qualche modo ce lo fanno sentire ancora vicino, e quindi un grande saluto, un abbraccio. Abbracciamo un abbraccio, Gianni, ringraziamento Gianni a Gianni Celati. Sì. Però c'è anche il rovescio della medaglia, un intellettuale, oltre che uno scrittore, un libero
pensatore, cioè nel senso uno che aveva un'idea di letteratura sua, non addomesticata, non allineata, non impacchettata. Cioè anni fa fu pubblicata su Repubblica una intervista che rilasciò a Franco Marcualdi, dove appunto si lamentava di questo allineamento che vedeva nella letteratura italiana e che non vedeva invece in altre realtà del mondo, in particolare in Inghilterra, senza per questo enfatizzare l'altrove in cui si trovava, no? la qualità di vita dell'altrove in cui si trovava, ma appunto era portatore di una idea fortemente autonoma, ecco, a livello immaginativo di scrittura. E per questo c'è stato un po' un effetto strano quando sui social, caro Rino, la scomparsa di Celati ha fatto seguito, come sempre avviene, il tam tam. C'è stata questa ondata di cordoglio che però a me lascia sempre molto così perplesso, perché quando si fa, c'è una perdita, uno può manifestare il proprio dispiacere in mille modi, anche non manifestandolo sui social. Però quello che mi incuriosisce non positivamente è questa tendenza o a ricordare la scomparsa di qualcuno associando se stessi a questo qualcuno. Sì. L'ho visto quella volta, mi disse, è come un po' un volersi dare un'importanza, e non è il caso, anche per una questione di buon gusto, sì. Oppure postando la foto dei libri, insomma, come a dire, io l'ho letto, l'ho conosco, cioè sono affermazioni di status che sui social, noi non li demonizziamo i social, anzi ne parliamo sempre bene in generale, ma quando si deve fare, non a prioristicamente, non li demonizziamo, dicevo, i social, però queste ondate, queste onde lunghe di conformismo e di omologazione fanno riflettere quando sono suscitate da eventi come la scomparsa di intellettuali che a quel conformismo e a quell'omologazione dovrebbero essere quanto di più distante, sì, possibile. Naturalmente non per loro responsabilità, ma appunto per l'uso che si fa, e questo è brutto, della scomparsa. Poi è chiaro, c'è buona fede ovunque, nessuno lo fa in malafede, ci mancherebbe altro, ma la nostra è un'osservazione. Però questo discorso, caro architetto, caro Simon, chiamo architetto perché oltre che giornalista è anche architetto, perché chi ci segue spesso, qualcuno mi ha chiesto come mai lo chiami architetto, perché lo è. Se fosse stato un ingegnere, un grande chef, l'avrei chiamato grande chef o semplicemente chef. Però noi siamo entrati in un anno che è anche un anno dove pullulano gli anniversari. E il fatto che abbiamo parlato di omologazione e di conformismo porta a ricordare che fra gli anniversari che sono in atto quest'anno e dei quali noi nei limiti del possibile parleremo, non ne parleremo tutti insieme in un colpo solo, intanto c'è l'anniversario prustiano e va bene, questo è, come dire, troppo in alto per le nostre piccole, sì, piccole ali per avvicinarci a questo, 100 anni dalla morte, ma c'è anche il centenario della nascita di uno scrittore, un intellettuale, una figura indimenticabile, cioè quella di Pasolini, di Pierpaolo Pasolini, che è nato, poi vi dico perché, il 5 marzo del 22. Ricordiamoci questa, 5 sì, marzo del 22, e lo ricordiamo così en passant, perché non possiamo certo fare una trasmissione su di lui, anche se sarebbe bello, ma intanto segnalo che sono nelle librerie, è presente il volume con le lettere, è stato pubblicato da poco da Garzanti, un libro che io non ho con me, ma lo segnalo così a chi volesse occuparsi, ma ho portato direttamente da casa quello che per me è il libro pasoliniano per eccellenza, per quanto riguarda l'idea che io ho di Pasolini e soprattutto per quel che riguarda il rapporto che ho avuto come lettore con questo scrittore, ed è Scritti Corsari, una raccolta di articoli che uscì postuma, lui era morto da poco, rivide le bozze del libro, poi lui morì nel 75, anno in cui è uscito questo volume, e io l'ho portato con me perché è qui che lui parla con particolare chiarezza della mutazione antropologica, che è appunto il modello culturale omologante e conformistico, che
porta una serie di atteggiamenti uguali che aveva già visto molto prima. E qui c'è anche il famoso Io so, insomma, è un libro imperdibile, fondante esattamente, quindi lo acquisiamo agli atti, non perché sia una novità, ma perché era insomma è. Ovviamente ne parleremo ancora di Pasolini, ci mancherebbe. Non possiamo non parlarne. Quindi abbiamo i 100 anni dalla nascita, dalla nascita di Pasolini, 100 anni dalla morte di Proust, facciamo errori di questo, su queste date. Certo. L'errore del resto è sempre dietro l'angolo, anche sotto, il tavolo, bancone, come lo vogliamo chiamare. C'è stata anche una bella copertina del Venerdì di Repubblica su Proust, appunto. Mm-hmm. Quindi insomma le celebrazioni saranno prima, parlando però di Pasolini, appunto 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini. Esattamente, 5 marzo del 22. Sì. Il 5 marzo del 1910 però nasceva un altro scrittore importante, per molti versi non simile ma avvicinabile, comparabile per un certo tipo di analisi empirica che ha fatto riguardo l'Italia che andava cambiando negli anni del boom, comparabile con Pasolini, cioè Ennio Flaiano, il grande Ennio Flaiano. E su Ennio Flaiano è stata pubblicata dalla casa editrice Solfanelli una, eccolo qui, ve lo metto così, questa biografia di Antonio Di Loreto, l'autore Antonio Di Loreto, Il mio nome è Ennio Flaiano, eccolo qui, lo vedete il volume. Io sono anche in questo caso felicemente in conflitto di interessi perché ho scritto la prefazione a questo libro, lo dichiaro apertis verbis per evitare che qualcuno possa dire ma come, non l'hai detto? Ve lo dichiaro, vado in autotutela e ve lo dichiaro. Del resto non c'è niente di male nello scrivere una presentazione, anzi c'è tutto di bene, soprattutto quando un libro così piacevole. Perché piacevole? Intanto Antonio Di Loreto è specializzato nello scrivere biografie complete ma brevi, questa è di 150 pagine, come quella che lui ha dedicato, ne parlammo nella scorsa edizione, a grande Gabriele D'Annunzio. Ora lui ripete l'esperimento con Flaiano e ci offre un ritratto di un Flaiano che naturalmente è un ritratto che va al di là della vulgata purtroppo ancora vigente su Flaiano battutista, le solite cose, tutte cose che è stato, ma non è stato solo quello, e soprattutto ne mette in luce in qualche modo la quotidianità, cioè non giorno per giorno, ma il tipo di rapporto che aveva con la sua vita concreta, il lavoro, la figlia che purtroppo aveva dei serissimi problemi salute, e insomma c'è tutto un Flaiano visto da vicino. Ma ripeto, la cosa piacevole è che in una soluzione così confortevole, 150 pagine, al di là di quelle della prefazione che potete allegramente saltare, Il mio nome è Ennio Flaiano offre appunto un percorso, un viaggio, importante il sottotitolo, un viaggio dove nella vita e nel carattere di un genio malinconico. Bene. Perché insomma un genio malinconico, Flaiano lo è stato e ne aveva anche ben donde. E quindi, dato che, attenzione, perché detto che stavo dimenticando la cosa più importante, è nato nel 10, 5 marzo, stesso giorno di Pasolini, Pasolini nel 22, lui nel 10, però Flaiano è morto nel 72. Quindi ricorrono quest'anno i 50 anni dalla scomparsa. Allora abbiamo una combinazione di anniversari che io andrei a... Li mettiamo accanto. Esattamente. Oh, ma noi abbiamo anche dei contributi, vero? Assolutamente sì, abbiamo i contributi perché nel nostro consueto modo di creare le cose un po' anche così improvvisandole, ma del resto non ne conosciamo diversi di modi, io credo che si mantengano. Sì. Poi dovrebbe succedere. Se dovessero cadere li raccoglierei. Basta che non cascano di sotto, così non si ammaccano. Può essere. Li possiamo un po' arretrare. Sì. Tu che dici? Tu mentre parli io li arretro. Abbiamo questo nostro spazio, questa nostra, come la chiamiamo? Una rubrica? È una rubrica. Sono messaggi importanti in bottiglia, importanti per chi li manda, ma soprattutto per noi che li riceviamo. Il titolo di questo spazio è
notabili, non ti preoccupare, hai temuto che troverai notabili ma non troppo, cioè persone notabili ma non troppo, cioè non troppo ingombranti. Non in maniera ingombrante. Ah, io sono un notabile, no. Come al solito il famoso algoritmo che ci porta a scegliere queste persone alle quali chiediamo un video è l'algoritmo che si basa su chi ci va, chi ci fa piacere, esattamente, facciamo un po' come vogliamo, del resto non facciamo male a nessuno, se non a chi gentilmente ci dà il suo tempo per... E chi abbiamo questa settimana? Questa volta però dobbiamo spiegare, Rino, perché noi abbiamo chiesto... La regia sono pronti, ce lo dirà, non ce l'è, ma adesso ci siamo, abbiamo chiesto, chiediamo ogni settimana a delle persone notabili ma non troppo che noi riteniamo meritorie di ascolto, di attenzione, insomma di essere accolte, di parlarci di qualcosa che abbia, che sia un libro, un disco, un film, qualunque altra cosa, un giardino pensile se vengono da Babilonia, soprattutto che per loro ha avuto una particolare importanza, non necessariamente una novità. Non è detto che tutto quello che sia nuovo sia in effetti nuovo, no? Ma qualunque tipo di cavolo, di situazione che per loro sia stata importante. Oh. Questa volta lo abbiamo chiesto a Cesare Di Flaviano, che è un manager culturale, tra altre cose coordinatore, curatore, gestore, non so come si usa, quale qualifica è, del co-working Wide Open qui a Teramo, e quindi lo ascoltiamo. Lo ascoltiamo, ascoltiamolo. Prego regia. È estremamente difficile scegliere un'opera che mi ha salvato la vita. E il patrimonio culturale, letterario, musicale, cinematografico o più propriamente artistico a cui attingere è davvero grande. In questo caso però ho scelto quest'opera, che è Kid Day dei Radiohead, ma in realtà potrei per estensione parlare di tutta la discografia della band di Oxford. Una band che ha saputo sempre mettersi in discussione, attingendo certamente da tutto ciò che era passato, come giusto che sia, ma innovando costantemente il proprio sound, la propria visione del mondo. E quindi questa una lezione è un impianto filosofico davvero importante, che lascia il segno, che mi ha lasciato il segno e che quindi rappresenta una di quelle opere che mi ha salvato la vita. Vi invito quindi all'ascolto di questo disco, che è veramente un capolavoro. Grazie, grazie. Che bella scelta, Flaviano. Modestamente andiamo avanti con scelte oculate e sempre, diciamo, nel nostro piccolo imprevedibili, perché sarebbe facile, no? Perché guardate, provateci voi a casa, già che ci siete, provate ad andare a citofonare, che so, per dire semplicemente buonasera, al citofono di qualcuno che sia notabile ma non troppo. Non troppo. Quello che crea il problema è il non troppo, notabile lo becchi, ma il non troppo. E poi uno al non troppo può pure prendere cappello e dire... Esattamente, però siccome noi qui vige, si sente, vige la legge dell'autoironia. Esatto. Attenzione, dobbiamo fare una... Prima di andare avanti, siamo quasi per fine, facciamo un riepilogo. Allora, intanto non confondiamo, abbiamo parlato di Ennio Flaiano e di Cesare Di Flaviano, sono due cose, non confondete i cognomi, queste sono due cose importanti da distinguere. Al tempo stesso riepilogo sugli anniversari dei quali abbiamo parlato, se no ci perdiamo. Allora, intanto non è un anniversario, è un saluto, è Gianni Celati, ok, lo abbiamo salutato. Pasolini. Poi, Pasolini, 1922. 100 anni dalla nascita. 100 anni dalla nascita. Nel 22 in quel di Casarsa, giusto? In Pasolini, Bologna. Bologna. Ah, Bologna, però io era... passò la sua infanzia a Casarsa e da lì... Poi mi hai fatto anche perdere... Poi 200 figlio. Anni... No, 200 100 no. anni 100 dalla anni morte. Dalla morte 100 di, anni, 100 dalla, anni morte. Dalla morte di Proust e 50 anni dalla morte di Ennio Flaiano. Non so, di cui, appunto, Flaiano. Ora, se lui non mi complica ancora la vita, non sono tutti, lo dico perché qualcuno potrebbe dire mi sei dimenticato Buzzati, Bianciardi... Sì, lo so, però adesso piano, ci arriviamo tutti, faremo Fenoglioli... Cercheremo di coprirli tutti, però non è che siamo l'enciclopedia che deve per forza dire... Abbiamo fatto questa. Ma tu hai ancora tanta roba, eh? Tanta roba. In 5 minuti ti voglio vedere. Un libro, Nel labirinto del secolo breve. Secolo breve, titolo
il secolo breve dello storico Hobsbawm, sì, protagonisti abruzzesi negli anni della modernizzazione. Lo ha pubblicato Rubettino, la casa editrice Rubettino, lo vedete? Lo è una raccolta di saggi su dei protagonisti abruzzesi appunto negli anni della modernizzazione. Ecco, non è un caso che io abbia ripetuto. Vi segnalo fra i saggi, non li posso citare tutti. Ma li puoi citare tutti? Vi segnalo, è il volume, scusatemi, a cura di Franca De Leonardis e Fabrizio Masciangioli, e me ne stavo dimenticando. Io voglio segnalare un saggio molto interessante di Luigi Ponziani, il nostro Luigi Ponziani, sì, su Luigi Tom di Paolo Antonio, nome di primo piano di, scusatemi, Luigi Tom di Paolo Antonio, le battaglie sociali per lo sviluppo del paese. Dirigente sindacale, militante, sì, comunista, nato, come dice, ricorda Gigi Ponziani, in suolo americano, ma poi vissuto appunto a Teramo, tanti anni in Parlamento, una figura importante dell'Abruzzo dei nostri anni, e oltre a questo saggio, in questo volume, se, di questo volume mi piace segnalare anche quelli su Ci risiamo, Ennio Flaiano, scritto da Lucilla Sergiacomo, Un marziano negli anni della dolce vita, si intitola Un marziano negli anni della dolce vita. C'è un saggio di Liliana Biondi su Mario Pomiglio, lo scorso anno è stato il centenario, ne abbiamo centenario della nascita, ne abbiamo parlato tanto, ma non troppo. E infine Maria Rosaria Lamorgia, che ha dedicato un bel saggio a Elena Marinucci. Non sono i soli, adesso per questioni di tempo non li posso citare tutti, non me ne vogliano gli altri, ci sono anche saggi su Luciano Russi. Insomma, sì, è sì, un bel volume, ve lo ripeto, Nel labirinto del secolo breve. E lo acquisiamo agli atti. Dopodiché, dato che nel nostro in questo nostro spazio è un po' parliamo, bolognese, ma vabbè. Sì, perché abbiamo parlato di Pasolini, che Pasolini è nato a Bologna e quindi mi è uscito fuori la S bolognese, la Z bolognese, che poi non so perché io non ho mai avuto ce l'hai nelle corde. Certo, questo è l'ultimo di cui parliamo oggi, è il penultimo. Vabbè, 2 minuti e 45 Psycho Killer, guardate che bella copertina di Maurizio Ceccato, è l'autore di questa copertina, casa editrice Giulio Perrone editore, lo ha scritto Amy Pollicino, un romanzo che abbiamo presentato, dico abbiamo perché sì, è vero, della partita al premio di Venanzo nell'ultima edizione, saluto sempre il buon Piero Chiarini che lo porta avanti meritoriamente, e noi dicevo parliamo spesso di televisione, poi lo faremo anche, questo è un romanzo in qualche modo ambientato nel mondo della televisione, in particolare della serialità televisiva, dove c'è un uomo che ha molto, Michele Amaro, che ha molto potere di appunto decidere cosa produrre e cosa non produrre, fino a quando a un certo punto quest'uomo così cinico, questo personaggio così spigoloso, così tagliente, così velenoso anche sotto certi aspetti, non dovrà fare i conti con la propria interiorità, ma più che con la propria interiorità intesa come scavo nel profondo, nella propria interiorità come spazio mentale, come mondo psichico, come cedimento a una visionarietà che è allucinazione, vertigine o realtà. Chissà che cos'è e che cosa sono quelle strane figure di persone che lo inizieranno ad avvicinare in situazioni sempre più strane. Quello che vi posso dire, prima di passare agli ultimi libri, è questo, che questo libro di Amy Pollicino, che nella vita oltre che la scrittrice fa la sceneggiatrice, io ricordo come fosse ora, quando lo iniziai a leggere, mi sono seduto e ho alzato la testa dopo le prime 120 pagine, cioè ho fatto una sciata, tutta ad un fiato, come si dice, questo per farvi capire di che pasta sia fatto il libro. E poi lo salutiamo, questo Psycho Killer, con una frase tratta da uno dei dialoghi di questo libro. Siccome l'autrice insegna anche sceneggiatura, i dialoghi sono particolarmente funzionanti in questa storia. Il paese delle meraviglie non esiste. Dall'altra parte del palcoscenico, oltre lo schermo, non c'è nulla, nessun posto in cui si possa vivere. È una frase inquietante, perturbante, pesante, però ci dà il sapore di un libro attraente. Psycho Killer di Amy Pollicino. Amy Pollicino, Psycho Killer. Siamo ai saluti, Sì. Allora, il libro del biennio, perché ne abbiamo iniziato a parlare nel 21, sì, continueremo anche e nel 22, portiamo dietro il 2022. È L'acquario di quello che manca di Enrico Ghezzi, sono gli scritti sulla televisione di Enrico Ghezzi, pubblicato dalla Nave di Teseo, eccolo qui. Io ne parlo a rate, a pezzi, perché è importante farlo.
Vi voglio soltanto segnalare velocemente che c'è uno scritto molto simpatico che si intitola Si fossi Google, che fa il verso al sonetto celeberrimo Si fosse fuoco di Cecco Angiolieri, parliamo del 1200, sì, sì, e passa, è una straordinaria riflessione brevissima che sta in questo libro, fra le altre cose, su Google, su cosa non è Google, ma soprattutto è un'operazione squisitamente postmoderna di riconfigurazione attraverso un'azione citazionistica, non attraverso una citazione, attenzione, di un sonetto nella nostra contemporaneità con un approccio ludico dissacratorio ma assolutamente pertinente. Vai. E quindi e senza scapicolarci lo acquisiamo agli atti. E fammi concludere con questa cosa. Ma proprio 20 secondi. Non scoppia nessuna bomba. Sì. Dato che ho citato Cecco Angiolieri, se vi interessa la poesia italiana, dalle origini ai giorni nostri, La Terza ha pubblicato, non è una novità ma è un libro recente, Il verso giusto di Luca Seriani, un'antologia con 100 poesie italiane, oh, incluso il sonetto di qui sopra, del grande buon Cecco, Simone. Si fosse fuoco, bellissimo, eccetera, eccetera. Bellissimo, guarda qui che poi ne riparliamo però serie. La settimana prossima riporto sì. Ghezzi, perché è il libro del biennio, cioè sì, noi sì, lo nominiamo sì. Il libro del biennio. Almeno la settimana prossima, forse almeno, anche due settimane. Fin qua, fino a esaurimento scorte, sì. Non lo so perché sono 800 pagine. Questa è la terza o la quarta volta che lo forse la terza. La terza, la terza. È la terza, come la terza è il nome. Non dell'editore del libro di Ghezzi, ma dell'altro di cui abbiamo parlato, quello Bene. Del libro di Ghezzi, La Nave di Teseo, così non facciamo torto. Bravo. Grazie, grazie Simone. Grazie Noi a ci voi. Vediamo mercoledì prossimo. Grazie, arrivederci. Ed eccoci con il secondo brano di Bazar Culturale, cioè Spettacolare, qui con me. Non può che esserci Barbara. Ciao Barbara. Ciao Barbara Lino. Passerini. Allora, buon mercoledì. Buon mercoledì a tutti. Buon e mercoledì. Buon 2022. È la prima puntata sì, del nuovo Spettacolario anno. Sbarca nel 2022. Sì. E siamo... Come siamo? Come come siamo va? Messi con come gli va? Spettacoli al vivo? Vabbè. Beh, insomma, qualche saltato, rinvio vero? C'è stato e qualcosa invece continua a essere programmato. Dopo vedremo con Weekly cosa ci aspetta questa settimana. Comunque c'è sicuramente una vasta scelta sempre per andare a teatro, per andare a sentire concerti. Vedremo che lo spettacolo dal vivo non si ferma, continua. E questo vuole... è importante, sì, sì, è molto sì. importante. Allora, da che partiamo oggi? So che guarda, hai degli appuntamenti fuori busta. Esatto, sì, volevo parlarti di una cosa in cui mi sono imbattuta proprio qualche giorno fa, spulciando su internet i calendari, sì, mentre facevo la mia ricerca settimanale per Weekly, ed è uno spettacolo molto interessante. Allora, ti volevo parlare oggi... di questi pupi italici. Pupi italici. Che te sembra a te? Non lo so, pupi italici mi incuriosisce però. I pupi italici. Allora, italici. I pupi sono i pupi. I pupi. Le marionette, sì. No? Ecco. Allora, eccolo. Sono i pupi Vedi italici. La regia come ci assiste subito. Beh, ma la regia. Ma li vedi come sono particolari? Vedi che hanno questi Bello. Vestiti un po' che ricordano anche, a parte questi che sono quelli classici, sì. Ma poi ci sono quelli che ricordano... questo è Colle Maggio. Colle Maggio. Infatti, che è successo? Che c'è stata un'ibridazione. I pupi sono tradizionalmente siciliani sì. E tra l'altro sono Celestino patrimonio mondiale dell'UNESCO. E che è successo? Che un puparo palermitano si è trasferito a Sulmona. A Sulmona ha creato la compagnia dei pupi italici e oggi porta in scena, facendo un tour per tutto l'Abruzzo ma anche in Italia, questo spettacolo su Celestino V, quindi la storia proprio di Celestino V. Ecco, vediamo un attimo, sentiamo. Qui anche con l'audio. L'audio possiamo sentire. Thank you.
parte storica del tuo paradiso. Possiamo... Molto, molto bello. Vedi, allora... Mi vorrei iscrivere. Per rimanere all'Aquila c'era Magnotta che si vorrebbe iscrivere agli terroristi. Io mi vorrei iscrivere invece ai pupari italici. Bello. E devo dire che questo spettacolo ha avuto tanto successo, appunto ripercorre tutta la storia di Celestino V e sarà, io dopo lo vedremo anche in Weekly, però l'8 gennaio alle 18:30 sarà al Teatro Studio dell'Aquila. Mi è piaciuto perché proprio è lo spettacolo dal vivo, ma legato a quest'arte, a questa tradizione che è sempre uguale, come vedi, è tutto artigianale, bello, tutto fatto bello. A mano. Sì. Ci piace. Ho voluto dare questa anticipazione. Hai fatto bene. Oh, e poi c'è qualcos'altro? Ho qualcos'altro? C'ho sempre lei. Eh sì, abbiamo Claudia. Andiamo a trovare Claudia. Andiamo a trovarla, la nostra prof. Eccola. La nostra social. Abbiamo prof. Cambiato scenografia, Sì, sì, perché sto studiando in questo periodo e quindi sono a casa e non in studio da un'altra parte. Vi auguro un ottimo 2022, auguri a tutti e ben trovati. Grazie Claudia. Grazie. Poi sono un anno contenta di sapere. Dal vivo. Ecco, sono contenta di sapere che sei a casa per studiare, non come me un paio di puntate fa in quarantena, altro. Quindi insomma mi pare già un bel passo avanti, ecco. Sì, un bel passo avanti anche perché diciamo che gli ultimi giorni sono stati un po' per tutti difficili, molti sono rimasti in quarantena fiduciaria e non solo, e questo ha toccato anche lo spettacolo dal vivo, questo va detto, perché molti spettacoli teatrali che erano previsti per festeggiare il Capodanno hanno avuto chiaramente una minore affluenza o addirittura sono stati annullati, però fa parte purtroppo di questo periodo particolare, quindi andiamo avanti sapendo che può andare meglio, andrà meglio sicuramente. Per adesso ci accontentiamo di quello che riusciamo a vedere e a fare. Infatti. Certo, allora, siamo ottimisti, non positivi, ottimisti. Oggi dove ci conduci, Claudia? Questa volta vi porto, in realtà parliamo non solo di spettacolo dal vivo, ma anche di tecnologia, o meglio di nuova tecnologia, al servizio della promozione dello spettacolo dal vivo. Perché il Teatro San Carlo di Napoli, un teatro storico, ripeto, che ha però grandi iniziative da un punto di vista promozionale, per promuovere il balletto Il Lago dei Cigni, ha sviluppato una sinergia con Ray-Ban, gli occhiali, sai, quegli occhialoni da sole che tutti noi abbiamo indossato per essere un po' più fighi. Sì. Tutti i ballerini in occhiali da sole. Tutti in occhiali da sole, no? In realtà hanno utilizzato i Ray-Ban Stories, che sono degli smart glasses, degli occhiali intelligenti, che sono il frutto di una partnership, di una collaborazione tra Facebook e Elixir Luxottica, che è la casa madre di Ray-Ban, per realizzare degli occhiali speciali. E se la regia ci supporta splendidamente come sta facendo oggi, può mandare il video che guardiamo insieme e poi ne parliamo, perché è stato girato in una maniera particolare, sempre con l'obiettivo quindi, di promuovere. Lo vediamo e lo ascoltiamo allora. Ecco, spiegacelo. Questo video è molto bello e molto emozionante, che sembra realizzato con camere professionali da registi
di livello, e in realtà è girato con la videocamera che è inserita all'interno degli occhiali da sole. Quindi immaginate proprio che là dove di solito ci sono due vitarelle, in realtà ci sono due telecamerine da 5 megapixel, che permettono di girare video, in formato per Instagram, quindi in formato quadrato, chiamiamolo così, di circa una trentina di secondi. Come vedete, la qualità e la resa sono altissime. Sono state utilizzate proprio queste telecamere proprio per realizzare questo video all'interno del Teatro San Carlo. Qual è la particolarità? È una partnership, questa è una collaborazione che nasce, come vedete, la soggettiva è tutta dagli occhiali da sole in questo caso. La soggettiva è fatta tutta con gli occhiali. Su questi smart glasses si è molto discusso perché è possibile registrare video, per fare scattare fotografie, condividere sui social, ascoltare musica e ovviamente anche rispondere al telefono. Quindi sono stati lanciati chiaramente come un prodotto straordinario. È anche molto discusso però Per la perché chiaramente privacy. mette. Per la privacy. È vero che questi occhiali speciali hanno un LED rosso che si illumina quando stanno registrando, ma è stato messo in discussione il fatto che effettivamente le persone possano essere riprese a loro insaputa o Senza addirittura essere saperlo. condivise sui Chiaro. social a loro insaputa. Al di là di queste considerazioni che sono legittime, perché questo è il futuro un po' che ci si prospetta sotto tanti punti di vista ed è giusto porre delle tutele. Però è vero che il risultato di questa ripresa, che chiaramente è frutto di un co-branding, cioè sia il Teatro San Carlo da una parte che Ray-Ban dall'altra, mettono a disposizione il loro nome, la loro tecnologia per promuoversi vicendevolmente. E in questo caso, ovviamente, l'obiettivo è quello di far sapere al mondo che il Teatro San Carlo sta portando in scena il Lago dei Cigni, che è, ripeto, tra l'altro un'opera straordinaria. E quindi comunque onore al merito di cercare sempre un po' un metodo nuovo per far Sì. conoscere comunque sia e far innamorare chi già non lo fosse del balletto attraverso nuove Anche perché strade. poi veicola anche questo breve filmato l'emozione, no, Lo dicevo, proprio della sei danza, di quel dentro, brano, insomma, è eccezionale. sì, sei Sì. dentro, proprio sei dentro quel balletto lì. Poi Tra col San l'altro la Carlo. soggettiva chiaramente facilita questa immedesimazione, no? Sì, Dello sì, sì. spettatore all'interno Sembrava quasi la della. mano dello spettatore, no? Proteso verso la ballerina. Sì, Sì. è bello. Sì. Poi il Lago dei Cigni e il Lago dei Cigni, ragazzi. Beh. Bene, Allora, ma bene. non ci fermiamo qui. Perché? No, non ci vogliamo fermare qui No, con Claudia. con Claudia, perché? È Perché? perché c'è sempre l'ora Non dell'influencerino. è un sito, ma è una, come si dice, una pagina di... È No! sì, è una pagina. È una È pagina una pagina... dedicata a Spettacolario. Caro Rino, ti devo dire che sta andando bene, sicuramente complice il tuo influsso positivo, il fatto che Almeno in comunque salita. già sei un po' influencer, Lo quindi la vedi? pagina sta crescendo nei numeri, deve crescere nei contenuti perché giustamente il pubblico si Dobbiamo aspetta condividere i contenuti. nuovi Sì. aggiornamenti. Ha fatto una strana foto adesso Barbara poco fa, Allora, però. sì, esatto. Ho voluto creare un contenuto un po' così insolito per una trasmissione televisiva, perché siamo sempre qui ripresi Eh sì, nello no, nello studio, vabbè. studio con questa bella scenografia, eccetera, ma nello studio si vive, tra Sì. l'altro, e quindi io e Rino poco fa abbiamo preso un bel caffè. E allora, per andare dietro le quinte, Tu adesso lo invia a Claudia? io No. adesso Che lo fai? pubblico. Ah, tu lo pubblichi Io e lo lo voglio vediamo. pubblicare. No, non lo vediamo. Non, e come Sì, facciamo a lo vedremo. vederlo? No, non ne ho idea. Lo vedremo tra poco, Domani. Barbara. Lo vedremo tra poco. Sì, anche Sì, perché, vai caro Claudia. Rino, questa idea di pubblicare contenuti che non sono normalmente, perché normalmente è del pubblico, perché voi alla fine siete sempre davanti alla telecamera, ma quello che succede dietro è forse anche più interessante, più ricco sicuramente, Sì. è più divertente. Io lo dico perché ogni tanto, ripeto, vengo coinvolta anch'io nell'allegria dello studio, quindi vi devo dire che è tutto molto piacevole. Ed è anche qualcosa che interessa al pubblico e dare visione di quello che c'è nel backstage è un Sì. trucco in senso positivo che si può utilizzare per far conoscere al pubblico appunto degli aspetti che altrimenti non potrebbe È conoscere. vero, Ed è vero. questo il caso, ad esempio, di questa fotografia che Barbara adesso posterà Che e ovviamente poi si usa sulla pagina. forse Barbara posterà. Posterò, Che poi forse sì. posterà. Poi Sì.
posterò. Sta facendo, Posteri armeggia, aggiungi, sì, la troverete sulla aggiungi pagina di Spettacolario con una su frase che Facebook. poi Non mi fa Rino ci dirà. aggiungere. Non ti fa aggiungere, ma si aggiungerà. Adesso Vabbè, ma ho questa è la io le legge della difficoltà. tipologia di Video mi fa Murphy: quando ti aggiungere. serve una cosa non funziona mai. Quindi Vabbè, ma in diretta non è questo facile. Barbara, No, spegni e ecco. riaccendi, come diceva il mio Senti, spegni e professore, spegni riaccendi è e una riaccendi. grande Scusami, regola. ecco, abbiamo la prof, no? Io Sì. siccome la prof crea un post, ecco, E tu lo foto, stai forse creando? foto, ecco, Foto, perché era foto. una foto. Esatto, era una foto. E Una foto, quindi, lei ha eccola. pigiato immagine. No, Esatto, video. ovviamente Allora sulla pagina scrivo, di... Ecco Scriva. il caffè Prima di con Rino Enserino. Eh sì, ci l'influencer sta, ci sta. Rino. E pubblica. Fatta? Sì, Fatto? pubblico, pubblico. Pubblico. Ha Vado. pubblicato. Mi raccomando, sommergetelo di like, così si renderà anche conto anche lui di quanto è potente questo strumento. Tra l'altro, utilizzeremo la pagina per aggiornarvi anche su, approfondire anche molti degli appuntamenti che sono nel weekly, che adesso tratterete Esatto. anche voi, giusto? Esatto. C'è tutti gli Noi adesso appuntamenti ci che ci aspettano Adesso Barbara nei si prossimi produrrà nel giorni. weekly. Esatto. Mi Allora, ci produrrò oggi, siamo? ci Non siamo, tanto. dovremmo aver Va pubblicato, poi bene. Claudia mi Claudia coadiuvi, verificherà. verifica. Eccolo. Perfetto, bellissimo. Mi Grande. raccomando, sommergeteli di like, se lo Sommergete, meritano. sfiatateci. Va bene, Va vedremo, bene, vedremo come guarda che andrà. roba. Bella, Guarda che roba. bello. Grazie Bene, allora, vi ma lascio al salutiamo Claudia. weekly. Beh, non lo so se ci vuole dire qualche altra Eh curiosità, sì. qualcos'altro. Che farà No, adesso beh. Claudia? Sta lavorando a Sta casa? Sta studiando. Sto studiando? lavorando, sì. Sto buttando giù l'indice del nuovo libro, quindi speriamo Ah! bene. Senti, ma sai già il titolo? Sì, ma non te lo dico in privato, Barbara. Ah, ok, niente, non può No, no, non spoilerare, capito? possiamo. Queste le case No, non editrici posso, non posso. sono, va bene. Incrociamo le dita, va bene. Diciamo le dita, io torno a lavorare, ma vi lascio al weekly e al vostro pubblico. Grazie Claudia, Grazie Claudia, buon a lavoro. settimana A mercoledì prossimo, prossima. grazie, buon lavoro. Allora, siamo al weekly. Siamo al weekly? Siamo al weekly, caro Vediamo che Rino. c'è. Allora, il weekly di questa settimana è un po' provato Sì. dalla recente, diciamo Ricordi, così, ondata pandemica. già la settimana scorsa, no, C'era tu stato mettesti in dubbio qualcosa. delle cose su, Esatto, e delle date a tant'è. Giulianova, in effetti poi sono saltate. Esatto, A perché Teramo tutto invece ciò che... conservate le date previste al comunale, Sì, al ma comunale è anche andato tutto, tra l'altro sono andati vaccini, grande benissimo. Sì, successo, Franco 126, sono sì. andati benissimo. Abbiamo visto anche le foto su Facebook, È eccetera. vero, è Quindi vero. c'è stata una bella affluenza e ne siamo contenti. Tra l'altro abbiamo saputo proprio qualche giorno fa che sono arrivati anche dei fondi importantissimi È vero per il per la teatro. ristrutturazione del Sì. teatro, quindi siamo contentissimi, sono se non sbaglio ben 8 milioni di Parecchi, sì, euro, credo di sì. quindi ci sarà insomma tutto ciò che serve per lavorare, per ristrutturare, perché comunque l'edificio ha bisogno Sì. È di una messa a posto per vero, quanto è riguarda gli vero. impianti, per quanto riguarda anche le sedute che vanno Sì, comunque è cambiate. quindi Insomma, un c'è progetto sì, il di sindaco, ho ristrutturazione sentito importante. un'intervista, tra Sì. l'altro proprio ai vostri microfoni, dove era molto soddisfatto di questo risultato e noi ne siamo molto Anche noi, contenti. anche noi. Sì. Allora, vai con Wiki gli appuntamenti dei Allora, prossimi gli giorni. appuntamenti dei prossimi giorni. Dunque, io partirei subito con un rinvio, È vero, purtroppo. eccolo. Allora, proprio questa sera alle 21 doveva esserci questo concerto di Natale a Montorio al Vomano, l'abbiamo annunciato nel scorso weekly e invece È stato è rinviato. stato rinviato, sempre chiaramente causa Covid, quindi Non si rinviato a terrà, da data da destinarsi. destinarsi, quindi non abbiamo notizie di quando potrà essere di nuovo programmato. Mentre diciamo, il secondo annuncio che ho da fare è quello dello Schiaccianoci. Allora, lo Schiaccianoci era programmato per domenica 2 gennaio al Teatro De Marsi, Sì. esatto, di Avezzano. Invece è E spostato invece è rimandato al 30 gennaio.
Quindi non buttate i biglietti, non chiedete la Sono buoni. restituzione, sono buoni, si attende solo la fine di gennaio perché la compagnia aveva purtroppo Dei dei casi casi positivi. positivi, quindi ha dovuto rinviare. Rinviare. Altro Benissimo. appuntamento. Veniamo all'altro Ecco. appuntamento, quindi questa Questa sera sera alle ore 21 a Montepagano per la nella stagione. chiesa di Santa Maria Assunta. Esatto, il gran concerto dell'Epifania della Corelli Chamber Orchestra e questo fa parte proprio, questo concerto fa parte della programmazione che il Comune di Roseto degli Abruzzi ha destinato a queste feste natalizie. Certo, quindi Ecco, stasera alle questa 21 a sera Montepagano. di Bene. concerti ne abbiamo diversi, per esempio Il prossimo, un vediamo che cos'è. altro concerto di Natale. Stiamo parlando di Pineto, quindi siamo diciamo nella rassegna del Natale di Pineto, il 5 Tempus Nativitatis, il concerto di Natale con la corale Sant'Agnese nella chiesa di Sant'Agnese alle ore 21 questa Sempre questa sera. sera. Esatto. E poi abbiamo sempre a Pineto il 6, il concerto di musica classica a cura degli allievi del liceo Misticoni di Pescara, Villa Filiani, alle ore 11:30, quindi un matinè. No, Sì, torniamo indietro. questo è È quello successivo, sempre, sì. Era nella stessa nella pagina, sì. stessa pagina e ce n'è un altro di appuntamento, sempre Sempre nella in quella stessa pagina, pagina, sì, perché sono fa tre. parte sempre diciamo, del Natale pinetese. Il Teatro dei Colori presenta Carneval, regia di Valentina Ciaccia, questo al Teatro Polifunzionale alle ore 17 l'8 gennaio e si tratta in questo caso di uno spettacolo per bambini, fatto diciamo con la tecnica del nero e quindi sono tutte figure che appaiono Bello, dal nero dal del nero. fondo. E creeranno delle storie fantastiche. Andiamo Ora avanti andiamo con avanti quello che abbiamo visto prima, con sì. quello che abbiamo visto prima. Si tratta del Master Ensemble Trio che darà questo concerto dell'Epifania mercoledì, quindi Questa questa sera. sera, alle ore 18 e lo darà sempre per il comune di Avezzano nella chiesa, scusatemi, nella chiesa di Santa Croce di Antrosogno. Benissimo, Ecco, concerto scritto dell'Epifania, piccolissimo. Mars Ensemble Trio. Mars Ensemble Trio, sì. E E salutiamo c'è anche anche una questo. ballerina, quindi è Sì. una cosa un po' un misto, danza-musica. Composita. Esatto. Andando sempre Altro avanti, appuntamento. riabbiamo quello che avevamo già annunciato ed è il Lago dei Cigni. L'avevamo annunciato un pochino in anticipo, sempre per dare la possibilità di prendere i biglietti. Siamo al Teatro Maria Caniglia di Sulmona e domani alle ore 17:30, quindi il 6 gennaio, domani, il Russian Moscow Ballet sulle musiche di Tchaikovsky darà vita a questo Sì, meraviglioso il Lago dei balletto, Cigni. il Lago dei Cigni. Bene, ancora avanti. Ancora avanti e andiamo alla rassegna di musica celano classica, quindi a Celano, il 7 gennaio alle 18. Si tratta del Baroque Ensemble, l'Italia del barocco da Scarlatti a Vivaldi nella chiesa di San Michele Arcangelo a A Celano. Celano. Altri Benissimo. appuntamenti? Abbiamo anche altri appuntamenti. Allora, per chi è amante del gospel, che tra l'altro in questi giorni, in queste settimane di Weekly, non abbiamo avuto modo di No, è avere grandi vero. concerti Sì. gospel, invece durante le feste Di natalizie solito normalmente il gospel, il diciamo, gospel va. la Sotto fa, sì, la fa Natale va. anche da padrone, Sì. insomma, insieme ai concerti di musica classica. Ecco, invece segnalo questo a Pescara, al Teatro Eccolo. Cordova. Il Beato Nunzio Gospel Choir e Frozen Band, diretto da Gianni Golini, ci allegrerà con non solo gospel il 7 gennaio alle ore 18:30. 18:30. Non solo gospel perché oltre alle classiche musiche gospel rivisiteranno sempre in chiave gospel però altre musiche più moderne e più attuali. Bene, appuntamento pescarese dunque, 7 gennaio. Esatto.
Allora, alle 18:30. Andiamo. dovrebbe esserci la scheda che riguarda proprio i nostri pupi. Eccolo. Eccola qua. Quindi abbiamo già detto, i pupi italici porteranno in scena Celestino Oh, V, un così viaggio leggiamo con i, bene qui, eh? A un tutta viaggio con pagina. i pupi italici ed è l'8 gennaio alle ore 18:30 al Teatro Studio dell'Aquila. La direzione di Girolamo Botta e poi ci saranno Alessandra Guadagna Alle e manovre, Alessandra Guadagna e alle note Valentino Di Mauro, che prima li quanto abbiamo sei visti l'abbiamo visto, hai visto manovrare come manovra, no? e Che poi recitare. è bello anche perché non sono nascoste, quindi questa è anche una Mi piace. caratteristica, Mi piace un esatto, sacco. molto, molto suggestivo, Merita, io merita. sì, direi di Come sì, tutti, però. come tutti, Beh, ci come tutti. mancherebbe. Però questa è una cosa un po' Sì, particolare, sì. quindi la segnaliamo. Sì, poi. Dopo andiamo alla prossima scheda, abbiamo l'8 gennaio, Cibo e sesso. capito? Ah, L'ho fatto dire a te perché io ho bravo. capito un Vabbè. po'. E allora, 8 Cibo e gennaio alle sesso. È 20:45. il nuovo album, presenta questo nuovo album Miriam Ricordi, che è una cantautrice, musicista Al pescarese, Florian, quindi a Pescara. con quest'anima rock, che proprio con questo album torna alle sue origini proprio di rock vero. E questo album è stato anticipato da due singoli, Siamo soli davvero e Mi esplode la testa, e beh, insomma, è una cantautrice pescarese che viene seguita, Sì, è bene. seguita, sta andando forte. Ottimo. Poi Poi uno dei vedo un. pochi, devo dire, diciamo, appuntamenti che riguardano proprio il teatro, la prosa, Sì. perché in effetti in questi giorni c'è un po' una pausa, perché la prosa durante il periodo natalizio Di lascia un solito si po' più, riposa. ecco, lascia spazio al balletto, alla musica, per poi ricominciare verso fine Sì. gennaio. Infatti io credo che il prossimo Weekly Sarà pieno di Rino teatro? sarà pieno pieno Oh, pieno. vediamo questo spettacolo di prosa. Questo qui. Anche perché abbiamo poco tempo, sai, Abbiamo dobbiamo poco accelerare. tempo, dobbiamo accelerare, ma abbiamo quasi finito. Lina Lina Sastri, Sastri, niente di meno. esatto, all'Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare l'8 gennaio alle ore 21 presenta Appunti di viaggio, che è un racconto libero della vita artistica di questa grande attrice e Sì, cantante, infatti. e che ha dato vita proprio al teatro musicale. E quindi è uno spettacolo con diciamo delle commistioni tra prosa e musica che lo rendono molto, molto Molto interessante, sì. Vai interessante, molto piacevole. con gli ultimi spari, gli Allora, ultimi fuochi. gli ultimi spari, Sì. guarda, abbiamo finito, non mi mettere fretta, No, Rino, no. ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora, nasce nel 2000 il quartetto di Cremona, che potremo sentire domenica 9 gennaio alle ore 18 all'Auditorium del Parco All'Aquila, e il quartetto di Cremona viene considerato tra i più virtuosi della sua generazione. Quindi vengono da un tour internazionale e penso proprio valga la pena di Di andarli ad ascoltare. ascoltare. E infine Infine, abbiamo la nostra solita per i bambini. pagina per i bambini, Weekly Kids, che domenica 9 gennaio ci porta al Teatro Comunale di Atri alle ore 16:30 e poi, se si riempie, anche alle 18:30, il Mago di Oz del Teatro Bertolt Brecht, che è una compagnia, insomma, famosa per gli spettacoli di teatro ragazzi, molto, molto suggestivi, molto performanti, ci piacciono molto. Chiaramente il 6 gennaio le Befane saranno Beh. un po' dappertutto e quindi i bambini, insomma, potranno andare nelle piazze delle nostre città. Bene, bene. Grazie, abbiamo finito. Abbiamo finito, Abbiamo finito. Rino. Allora, noi ci vedremo Mercoledì prossimo. mercoledì prossimo qui con altri appuntamenti per il nostro weekly, magari, come dice Barbara, più appuntamenti che vireranno sullo spettacolo di prosa, ci Sulla auguriamo, prosa, sulla perché le prosa. stagioni a fine gennaio Riprendono. riprendono a cavalcare, A direi. correre, va bene, grazie Barbara. Grazie A a mercoledì, te, Rino. grazie soprattutto ai nostri telespettatori. Ci vediamo mercoledì, arrivederci. Ciao.